Eccoci con Mister Modica, si è conclusa da poco Vado Casale 4-1. Mister, nel bene e nel male, abbiamo visto tanto della sua identità, un gol evitabile all'inizio, poi però tanto Casale, si è vista una squadra con qualità, forza fisica e un modo di stare in campo che mano a mano comincia sempre a somigliarle di più. Sì, abbiamo fatto bene, non ci siamo demoralizzati quando siamo andati sotto. I ragazzi sono stati bravi, hanno avuto una grande reazione. Siamo stati sempre dentro la partita e questa è la cosa più importante. Abbiamo fatto anche delle giocate importanti. Diciamo che a Sprazzi abbiamo fatto un buon calcio e credo che il risultato sia meritato, anche se il Vado ha fatto la sua partita con grande ritmo all'inizio, grande intelligenza, era andato pure sopra, però noi oggi siamo stati veramente bravi. Forse nel Vado l'assenza di Costantini vi ha dato un pochino una mano perché magari le sue giocate, oltre alla vostra linea difensiva, potevano crearvi qualche difficoltà in più. Vado che invece ha giocato molto in orizzontale, questo vi ha permesso di gestire con forse un pochino più serenità la fase difensiva. Ma oggi io ho visto i ragazzi veramente vogliosi di fare la partita, di stare dentro, ribadisco la partita e quindi non so Costantini se ci poteva creare qualche problema in più o qualcosa in meno. Abbiamo fatto però quello che dovevamo fare e sono contento per come si sono espressi. La cosa più bella a fine partita forse aver sentito i suoi giocatori dire stiamo tranquilli, non abbiamo fatto ancora niente. Il Casale è chiamato a questo punto a recuperare quel terreno perso per una piazza, per una società che aveva obiettivi ambiziosi prima dell'inizio del campionato. Ah, io per la verità sono arrivato qua da 2 mesi, questa è la quarta partita, noi abbiamo avuto tante situazioni avverse, una su tutto che dal 22 abbiamo fatto solo una partita, dal 22 di dicembre abbiamo avuto 11 ragazzi incovidati, quindi ci siamo potuti allenare poco e male, giocando pochissimo, un po' per questa situazione del Covid, un po' anche per quello che è il calendario, non siamo riusciti mai a gestire degli allenamenti importanti dando seguito a quello che poteva essere una mini preparazione, perché una volta dovevamo recuperare il 9, una volta il 12, una volta il 15, una volta il 23, quindi diciamo che per quello che hanno adesso dentro e per come si stanno comportando sono molto felice, considerando che nei 60 giorni che stiamo insieme, io sì e no li ho toccati 20, 22, 23 giorni.